Alla creazione sono state date 10 misure di bellezza. 9 sono andate a Gerusalemme ed una è stata distribuita per il resto del mondo. Così è scritto nel Talmud, uno dei testi di riferimento dell'ebraismo. Se questo è vero per la bellezza, purtroppo lo è anche per la sofferenza. Almeno così sembrerebbe, secondo l'insegnamento della storia, una storia che ci parla di una città dove un muro da secoli si erge a barriera, confine simbolico tra culture e tradizioni diverse che abitano lo stesso territorio, convivendo pacificamente, anche se probabilmente a qualcuno interessa evidenziarne i conflitti. È questa la prima scena dell'immagine che stiamo presentando con questo speciale in 4 episodi ispirati all'invocazione Solatium Migrantium che Papa Francesco ha voluto attribuire a Maria, la madre di Gesù. Nella prima puntata abbiamo introdotto questo progetto partito da un gruppo di persone che, animate da spirito evangelico, hanno voluto dare un volto e un'ambientazione a questo titolo. Ora entriamo nel dettaglio. Maria è nel cenacolo. Gesù c'è, ma non si vede. È alla sua sinistra. Il dettaglio riprende la finestra sullo sfondo che affaccia su un mondo dove siamo tutti migranti. In basso il muro d'Occidente, detto anche muro del pianto, che come dicevamo sembra segnare il confine tra due tradizioni, giudeo-cristiana ed islamica. Non a caso, oltre il muro, è evidente la cupola della roccia, luogo sacro per i musulmani e da questi chiamato spianata delle moschee, ma sacro anche per gli ebrei che invece lo riconoscono come Monte del Tempio. Ciò fa di questo luogo uno dei posti più sacri della terra, perché tale riconoscimento arriva dalle tre grandi religioni monoteiste. Confine che per noi credenti, fratelli tutti, diventa luogo di incontro, per chi invece ha secondi fini, motivo di conflitto. Estendendo lo sguardo a tutto il Medio Oriente, da quei luoghi si è costretti a scappare, andare via, quando le condizioni purtroppo lo permettono. A Maria affidiamo queste persone, lei donna ebrea che frequentava il Tempio, per noi madre di nostro Signore e quindi madre nostra, per i musulmani mamma del profeta Gesù. Perché forse non tutti sanno che Maria, evocata più volte nel Corano, è indicata come segno di Dio per i mondi. Per comprendere meglio il ruolo di Maria nell'Islam, abbiamo chiesto un intervento a Massimiliano Abdallah Cozzolino, segretario della Confederazione Islamica Italiana. Maria, Mariam, la madre di Isa, Gesù, pace su di lui, nell'Islam è vista come la donna più importante che sia mai esistita al mondo, più delle mogli del profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. È una donna talmente importante che le è dedicata una intera sura del Corano, sura Mariam. È una donna forte, di grande carattere, determinata, timorata di Dio, ma anche timida, pura, con una grandissima fede. Ci sono tantissimi attributi positivi e sarà ricompensata con uno fra i maggiori miracoli che siano mai esistiti, ossia il concepimento del profeta Isa, Gesù, pace su di lui. Nella sura Al-Imran, e Dio dice, e quando gli angeli dissero, o Mariam, Allah ti ha eletta, ti ha purificata ed eletta tra tutte le donne del mondo. Maria, Mariam, è infatti l'unica donna a essere inserita nella serie dei profeti. Lei discende da Adamo, Abramo, Noè ed è la figlia di Imran, pace su tutti loro. La moglie, la mamma Anna, concepirà in età avanzata questo bambino,
è talmente contenta che consacra il nascituro al servizio di Dio. In realtà poi nascerà una femmina, una bambina. E Anna all'inizio è sconsolata, non capisce. Il Signore la conforta, mettendo questa bambina sotto la sua protezione, facendo capire che questa bambina da lui è ben voluta e che avrà un grande futuro. Già dalla sua prima infanzia, infatti, è costellata da una serie di prodigi. Trova tutti i giorni del cibo. D'estate i frutti d'inverno e d'inverno i frutti d'estate. Maria, Mariam, è l'unica donna a non essere stata toccata da Satana al suo concepimento. In una ditta del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, si narra che tutti gli esseri umani al loro concepimento vengono toccati da Satana e infatti piangono. Gli unici a non essere stati toccati sono appunto Mariam e Isa, Gesù, pace su di lui. Mariam è una figura per eccellenza che richiama il cammino di fraternità e si fa riferimento a Maria anche nell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. È infatti la madre di un cammino di fraternità. La sua attenzione, dice Papa Francesco, è rivolta non solo al figlio, ma anche al resto della discendenza. Vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, dove ci sia posto per scartato della nostre società, dove risplendono la giustizia e la pace. Maria è quindi l'emblema per eccellenza di un cammino di fraternità, un cammino dove non ci sia più posto per la guerra, la madre di tutti i peccati e l'indifferenza. In un periodo in cui c'è l'illusione della comunicazione, si rimane indifferenti dinanzi alla sofferenza umana. E allora ecco il messaggio di speranza che accomuna cristiani e musulmani, così come riflesso nell'enciclica Fratelli Tutti. Maria Solacium Migrantium, sostienici nella preghiera presso i muri del pianto che creano confini tra fratelli diversi. Così recita la preghiera ispirata all'immagine che stiamo presentando, lì dove lo sguardo si posa sul dettaglio che rimanda al Medio Oriente, in particolare alla Terra Santa. Una preghiera che è maturata contestualmente alla rappresentazione pittorica e che in questo passaggio chiede a Maria, sostegno dei migranti, di trasformare i confini tra fratelli diversi. Esplicito riferimento all'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Trasformarli in luoghi di incontro e scambio. Santa Maria, sollievo e madre dei migranti, intercedi per noi presso il Padre, affinché l'umanità viandante possa trovare nel peregrinare terreno mediatori e servitori dell'amore, pronti ad accogliere il figlio straniero come rifugio sicuro e confortevole. Sostienici nella preghiera presso i muri del pianto che creano confini tra fratelli diversi. Confortaci negli ardui cammini tra le tempeste di sabbia che insidiano l'anima trascinandola nella disperazione. Soccorrici nelle lunghe rotte oscure quando onde impetuose allontanano da porti sicuri. Assistici nel momento di crisi e nell'emergenza, sfiorandoci con il calore della tua materna protezione.
aiutaci nel supporto ai giovani costretti a volare altrove, liberi di andare ma non di restare. Consolaci nel passaggio tra terra e cielo, accompagnati dalla tua potente intercessione. Maria, Sollacium Migrantium, prega per noi.